La trasformazione del Regno d'Italia da Stato democratico a dittatura fu definita nel 1928, quando i poteri del Parlamento furono trasferiti al Gran Consiglio del Fascismo, che era, ricordiamo, un organo composto da pochi membri nominati direttamente da Mussolini. I deputati venivano eletti sulla base di una lista unica, nella quale i candidati erano tutti fascisti fedeli al Duce. Non era quindi tollerato nessun tipo di opposizione e era stato istituito uno speciale corpo di polizia politica, l'OVRA, Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell'Antifascismo, che aveva il compito di individuare e arrestare gli oppositori. Una volta identificati, questi venivano giudicati dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e condannati al carcere o al confino. Persone di spicco del Partito Comunista come Gramsci o del Partito Socialista come Pertini, che poi diventerà un nostro Presidente della Repubblica, pagarono con la prigione la propria opposizione al fascismo. Altri, come Amendola e il sacerdote Don Minzoni, finirono vittime delle squadre fasciste. Molti antifascisti presero la via dell'esilio e si stabilirono principalmente in Francia, Svizzera, Gran Bretagna, Belgio o anche negli Stati Uniti. Da qui diedero vita alla lotta clandestina, soprattutto attraverso i mezzi di stampa. A Parigi, un gruppo di fuoriusciti diede vita all'organizzazione Concentrazione Antifascista, con lo scopo di denunciare la vera natura del regime ai paesi democratici. Sempre a Parigi, i fratelli Carlo e Nello Rosselli fondarono il movimento Giustizia e Libertà, che aveva l'obiettivo di alimentare la lotta antifascista in Italia. Altri vennero appunto mandati anche al confino. Il confino è un provvedimento della polizia che limita la libertà di oppositori e nemici del regime, costringendoli ad abitare in un luogo diverso e lontano da quello in cui abitualmente risiedono. Il carcere, l'esilio e il confino furono esperienze comuni a molti antifascisti, tra questi Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, di cui abbiamo parlato anche a lezione. Essi furono confinati a Ventotene. Durante il loro soggiorno obbligato nell'isola, essi meditarono sulle vicende politiche del paese e dell'Europa e scrissero una sorta di manifesto che è considerato un fondamento dell'europeismo e chiamato appunto Manifesto di Ventotene. Il medico e pittore Carlo Levi dovette lasciare Torino e fu mandato in Basilicata. Qui raccontò gli anni del suo confino in un libro divenuto poi celebre. Cristo si è fermato a Eboli. Nel ventennio fascista furono uccise per condanna a morte 29 persone, 20.000 furono confinate e molte migliaia furono incarcerate per motivi politici. Per quanto riguarda la politica estera, cosa accadde dopo la conquista dell'Etiopia? Mussolini decide di legare il destino dell'Italia a quello della Germania, dove da pochi anni Adolf Hitler aveva dato vita a un regime dittatoriale per molti versi simile a quello fascista. I due dittatori non avevano, sembra, una grande simpatia reciproca, ma le convenienze del momento li obbligavano, per motivi diversi, ad unirsi in un'alleanza che presto si rivelerà disastrosa. Nel 1936 Italia e Germania stipulano un accordo, il cosiddetto asse Roma-Berlino, che li impegna a intervenire a fianco di Francisco Franco nella guerra civile spagnola. Inoltre la Germania avrebbe appoggiato l'intervento militare in Albania che Mussolini intendeva conquistare per ampliare i confini dell'impero italiano. L'alleanza con la Germania ebbe per l'Italia importanti conseguenze. Nei rapporti internazionali, l'orientamento apertamente militarista del governo fascista rese inevitabile l'uscita dell'Italia dalla Società delle Nazioni. Sul fronte interno, invece, vennero approvate delle leggi che si accordavano all'ideologia nazista. Tra queste, le più odiose furono quelle che aprirono la strada alla discriminazione e alla persecuzione degli ebrei. La parola discriminazione deriva dal latino discrimen, che significa separazione. Indica un comportamento che tende a emarginare persone o gruppi, trattandoli in maniera diversa ed escludendoli da attività e luoghi particolari. Nel 1938 vennero infatti promulgate le cosiddette leggi razziali. Il 14 luglio del 1938 venne pubblicato il Manifesto degli Scienziati Razzisti, o altrimenti detto Manifesto della Razza.
nel quale era affermata l'esistenza di una pura razza italiana che occorreva preservare dalle contaminazioni con gli ebrei, ritenuti diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli italiani, così si diceva nel testo. In seguito, alla fine del 1938, il governo fascista approvò le leggi razziali, che tra le altre cose vietavano i matrimoni misti ed escludevano gli ebrei dall'amministrazione statale e dall'insegnamento universitario. Inoltre, agli ebrei era vietato prestare servizio nell'esercito o intraprendere attività imprenditoriali. Il re, Vittorio Emanuele III, promulgò le leggi razziali approvate dal governo fascista, senza sollevare obiezioni, rendendosi così corresponsabile di un atto che rappresenta uno dei momenti più bui della storia italiana.